Buonasera dal Maxi Sporting. Mercoledì 6 marzo è la notte dei sogni e delle stelle, la notte in cui si creano le leggende, è la notte della finale dell'Europa League del torneo per facoltà. Dortmund contro Celtic per una sfida che promette emozione e spettacolo. Partiamo dal presentare l'arbitro dalla sezione di Napoli, Gianluca Benucci. Celtic con il numero 1 Manuel De Wolle Scotti, con il numero 7 Fabio El Matador Galeone, con il numero 6 Marco Loscipiere Gentile, con il numero 11 Carlo Superbike Potenza, con il numero 9 Gianluca Lo Scoppiato Erace, con il numero 8 Giovanni Lionert Santoro, con il numero 3 Franco El Gaudio Cadiello e con il numero 10 Luigi Emilio De Luca. Dortmund con il numero 1 Francesco Soviero Carnevale, con il numero 2 Carlo il curatore Bartone, con il numero 3 Simone l'amministratore Moscariello, con il numero 7 Riccardo Tarantelli Ippolito, con il numero 77 Mattia Di Vinco Di Novalvo, con il numero 8 Luigi l'uomo ragno Serpico, con il numero 5 Mario Eurobet Buffardi, con il numero 9 il capitano Camillo Michael Jackson D'Antonio, con il numero 33 Marco il Panteon Raimone, con il numero 44 Vincenzo Sarbellini
un'altra finale, l'ultima qui al Max Sporting, era Europa League, era Dortmund contro Celtic, vince in rimonta fantastica il Celtic. Parto da fare i complimenti al Dortmund, torneo che per voi che siete entrati in corsa, avete sempre dimostrato comunque voglia di fare, in questa Europa League eravate resi protagonisti di una grande prestazione contro lo United, stasera 1000 all'una. 2-0 sembrava forse una partita chiusa, poi cosa è successo? Merito loro, allora, merito vostro? No, sicuramente merito agli avversari, bravi loro, insomma. Però se proprio devo dire qualcosa, noi ovviamente accusiamo molto. Quando prendiamo un gol mentalmente siamo deboli, è una cosa, ma poi questo comunque è il primo torneo insieme, abbiamo preso comunque una squadra con 5 sconfitte, 4 sconfitte, quindi comunque è stato difficile un po' calibrare, abbiamo incominciato dopo, diciamo così. Quindi è stato un po' complicato, siamo orgogliosi comunque del percorso, perché ovviamente arrivare in finale non è mai scontato. Avere il bicchiere mezzo pieno. Sicuramente, specialmente per come era la partita, ecco. E niente, complimenti ai ragazzi perché sono stati superiori e questo c'è. Io ti ripeto, ti rinnovo i complimenti per tutto il torneo fatto, per la prestazione di stasera, mi accodo alle tue parole. Alla prima partecipazione, arrivare in una finale e comunque uscire a testa alta dalla finale sapendo di essere stati vicini a poterla vincere, certo, secondo me è un'ottima prima partecipazione. Ti ringrazio. Faccio i complimenti, ti lascio salutare Don Carlo. Don Carlo, insomma questa squadra, il Celtic è una squadra di profughi, pirati pazzi, che fate cose strane, entrate in campo senza esserci, 2-0 un po' regalato, poi dopo qualcuno di voi si è svegliato, qualcuno è restato a dormire, però dai, la portate siamo a casa. Siamo le talpe, sai, l'occhio alla talpa, il gioco così, uno si sveglia, poi abbiamo giocato di testa, giocato un po' di furbizia, di cuore, l'abbiamo rimontata, poi abbiamo iniziato con uno in meno, quindi... È vero, non capito nulla. Tra parentesi. Penso che sia stato un bel viaggetto questo torneo, ci siamo divertiti. Ho tolte parecchie soddisfazioni, tolte diciamo. Soddisfazioni. So che voi puntavate alla Champions. Noi puntavamo alla Champions, sempre alla Coppa Grande. Il calcio purtroppo ha un pallone rotondo e ci dobbiamo stare. Quindi... uscite comunque con una coppa, andiamo a casa con una bella medaglia, ci siamo divertiti. Buona ubriacatura, che so che vedete. Se offre il capitano, ci ubriachiamo. Galeo, offri un'ubriacatura. Ragazzi, buona serata. Luca. Ma che capitano, vai! 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 Ma che